Questo video è realizzato in collaborazione con Lenovo. Capirete con calma perché. Siamo ai primi del Novecento, a Nagasaki, in Giappone. Il tenente della marina americana Pinkerton si è appena comprato una casa proprio lì a Nagasaki. Sai no, si è preso la casa al mare. E la sua guida giapponese, Goro, gli ha organizzato un sacco di cose bellissime. L'ha portato a vedere i ciliegi in fiore, a vedere la nuova casa, gli ha organizzato un matrimonio combinato. La figura femminile in questione si chiama Cho-Cho-San, dall'americano soprannominata Madama Butterfly, che già che le cambi il nome mi stai sulle palle in un modo pazzesco. Cho-Cho-San però è una ragazzina super innamorata di Pinkerton. E quando dico ragazzina, non scherzo, perché Cho-Cho-San ha 15 anni. Traete voi le vostre conclusioni. E questo enorme innamoramento ha fatto sì che Cho-Cho-San accettasse i termini e le condizioni del matrimonio senza leggerle prima. Infatti il matrimonio in stile giapponese è un po' un'inculata, nel senso che era un po' tipo un matrimonio alla Netflix, cioè che se dopo 3 mesi di prova ti stufi puoi benissimo disdire l'abbonamento. E soprattutto il matrimonio giapponese in America non ha nessun tipo di valore legale, quindi immaginatevi Pinkerton che torna in America dai suoi amici, si prende una birra e comincia a raccontare: ah sì, sono stato in Giappone, ho visto un sacco di cose, gli alberi, le carpe, le case. Poi mi sono anche sposato, però non è niente di serio. Fatto sta che questo enorme innamoramento di Cho-Cho-San fa sì che lei rinneghi la sua religione buddista per diventare cristiana. E questo le mette tipo tutta la sua famiglia contro. Caro suocero Pinkerton, hai iniziato coi fiocchi. In tutto questo, a un certo punto, Pinkerton dice che deve tornare in America. Ma promette alla nostra quindicenne Madama Butterfly che sarebbe tornato la prossima primavera, quando il merlo nidificherà di nuovo. E la nostra Madama Butterfly, invece che fiutare la presa per il culo, si mette ad aspettare così. Anzi così. Perché era incinta. Incinta! A 15 anni! Il fatto è che l'attesa dura decisamente più del previsto, perché Pinkerton non torna. Che strano. Wow. Non me l'aspettavo. La piccola Cho-Cho-San è talmente dispiaciuta dalla partenza di Pinkerton, che praticamente è andato a comprare sigarette e non è mai tornato, che chiama il bambino in un modo molto dolce e struggente. Lo chiama Dolore. Dolore. Che nome fantastico, Cho-Cho-San. Mi chiedo come sarà il primo giorno di prima elementare di questo ragazzino. Ma visto che la nostra Madama Butterfly è una ragazzina completamente ingenua, come chi compra un biglietto per andare a sentire Taylor Swift, ma è anche sfortunata come chi al posto di Taylor Swift si trova pupo sul palco, continua ad aspettare e a rifiutare qualunque altro pretendente, perché teoricamente secondo la tradizione lei è stata abbandonata, quindi potrebbe sposarsi con qualcun altro. E c'è chi si fa avanti, belli, ricchi, famosi, niente, lei si aspetta che il suo Pinkerton prima o poi tornerà. E non ha tutti i torti, perché a un certo punto, tre anni dopo, scorge in lontananza un vascello. Indovinate un po'? È proprio il vascello di Pinkerton. Allora non è così stronzo. No, lo è. Aspettate. Effettivamente quello lì è proprio il vascello di Pinkerton e sopra c'è proprio Pinkerton. Il problema è che non è solo, è con Kate, sua moglie, la moglie americana. E non è venuto a fare visita a Cho-Cho-San della serie: ehi ciao, questa è mia moglie, fai che rimaniamo amici. No, è venuto perché vuole riprendersi il figlio e portarlo via in America. È tutto così sbagliato. Fatto sta che Cho-Cho-San non può fare assolutamente niente contro questa cosa ed è costretta a lasciare il figlio a E deve lasciare il suo figlio a Pinkerton e la sua nuova moglie Kate, bionda, alta e ti prego levati da davanti alla mia faccia perché ti odio. Quindi riassunto del tutto, per il dolore di aver dovuto dare dolore a suo padre, questa cosa che questo bambino si chiama dolore non mi entrerà mai in testa, Cho-Cho-San, ormai naturalizzata Madama Butterfly, decide di prendere la katana con cui si era suicidato suo padre e... Caput. Capite che c'è qualcosa che non funziona? È troppo triste! Finisce così, finisce con Pinkerton che a un certo punto urla: Butterfly! Butterfly! Cosa gridi? È morta! È morta per colpa tua! Detto questo, non fraintendetemi, io amo la Madama Butterfly, è una delle mie opere preferite, l'ho vista 1000 volte, ho addirittura la copia originale della Madama Butterfly autografata da Puccini. Cioè, non che io sia stato a sua firma copia, perché Puccini è un po' morto. Però avete capito cosa intendo? Ma nonostante il mio amore sfrenato per Puccini e per le sue opere, sono tutte troppo tristi. Finiscono in un modo tragico, non può finire così. Ed è qui che entra in campo lo sponsor di questo video, ovvero Lenovo. Non ve l'aspettavate, eh? Ha tutto un senso, ve lo spiego con calma. Lenovo infatti ha sposato la mia causa contro la tristezza di quest'opera mandandomi il loro nuovo Yoga Pro 9i, che al suo interno come processore monta l'Intel Core Ultra 9. Che cosa vuol dire tutto questo? Che a differenza degli altri computer, una parte del processore è completamente dedicato all'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che noi interpelleremo al 100%. Venite con me. Ok, in sintesi, la mia idea è molto semplice. All'interno di questo computer c'è un processore che si chiama NPU, il Neural Processor
Unit, credo. Avevo quasi azzeccato Neural Processing Unit, che è completamente dedicato all'intelligenza artificiale. Adesso, la mia idea è quella di dare in pasto all'intelligenza artificiale tutta la trama della Madama Butterfly e chiederle di generare dei finali alternativi per capire un pochino meglio come potrebbe andare a finire. E poi ovviamente li leggiamo insieme. Crea un finale alternativo. Ok, allora l'intelligenza artificiale si è data parecchio da fare. Ha scritto un tema praticamente. Cerco di leggervi i risultati più interessanti. Chocho-san riceve finalmente la notizia che la nave di Pinkerton è arrivata nel porto di Nagasaki. Tuttavia, questa volta, anziché essere accompagnato dalla sua nuova moglie, Pinkerton arriva da solo, con il cuore pieno di rimorsi per aver abbandonato Chocho-san e il loro figlio. Così però diventa una telenovela. Pinkerton ha capito il vero valore dell'amore e della famiglia, si dirige direttamente verso la casa di Chocho-san e vissero tutti felici e contenti. Sì, ok, così però è troppo banale. Ciao, sono il Pietro del futuro. Mentre stavo montando questo video, mi sono reso conto di alcune cose. La potenzialità di questo processore Intel è... spaziale. Cioè può fare un sacco di cose in più rispetto a generare qualche testo alternativo. Possiamo generare immagini, brani musicali. Ci sono un sacco di aiuti per il montaggio video che semplificano tutto con l'intelligenza artificiale. Quindi in sintesi ho pensato: perché non provare ad aggiungere qualcosa al testo che abbiamo creato sfruttando in loco la potenza dell'NPU? Per esempio generando delle immagini che possano descrivere quello che stiamo leggendo. Se io per esempio chiedessi di generare un'immagine che descrive la Madama Butterfly, ecco, guardate quanto l'NPU in questo momento sta lavorando a bestia per fare questa cosa. Questo significa che il processore principale è libero. Io posso fare un sacco di altre cose, posso montare un video mentre l'NPU lavora. È il futuro. Ok, adesso voglio vedere quanto ci mette a generare un'immagine. Ha già finito. Ma in che senso? Ha già finito. Bene, in 5 secondi e mezzo la nostra intelligenza artificiale si è immaginata la Madama Butterfly così. Eh? Mica male. Adesso voglio fargli immaginare anche Pinkerton. Oh, è serio? Questo è Pinkerton insieme a Madama Butterfly secondo l'intelligenza artificiale. Ok, ho finito. Vi lascio al resto del video. Crea un po' di suspense. Praticamente tutto rimane un po' uguale. Pinkerton insieme a Kate arrivano a casa per prendersi il figlio e portarselo in America. Però Chocho-san si presenta con calma nella casa dove Pinkerton e Kate sono alloggiati, portando con sé il piccolo Dolore. Quando arriva, Pinkerton la accoglie con un senso di colpa evidente, mentre Kate, ignara della profondità dei sentimenti di Chocho-san, cerca di essere gentile e comprensiva. Tuttavia Chocho-san, ormai consumata dalla rabbia, sfodera il pugnale con cui la famiglia si è tolta la vita in passato e in un impeto di furia ferisce gravemente Pinkerton, gridando contro di lui tutto il suo dolore e la sua disperazione. Fico. Kate, scioccata, cerca di intervenire, ma Chocho-san, ormai fuori controllo, la trafigge con il pugnale. Sembra scritto dai fratelli Grimm. Sono sempre io. Vi ho interrotto perché ho provato a far generare all'intelligenza artificiale proprio quest'immagine. Ovvero gli ho raccontato quello che stiamo vedendo, quindi la Madama Butterfly che minaccia con un coltello Pinkerton e tutto il resto, ed è venuto fuori questo. È tutto molto più figo con le immagini. E non è finita qui, perché con il cuore in frantumi e la mente annebbiata di rabbia, Chocho-san prende il piccolo Dolore e si dirige verso il giardino, dove si inginocchia sotto un albero di ciliegio. E senza più alcuna speranza o via d'uscita, compie l'ultimo gesto estremo: trafigge se stessa con il pugnale, morendo accanto al figlio, mentre i petali di ciliegio cadono silenziosi intorno a loro. Eh? Così è un po' troppo, Non sto scherzando, c'è scritto proprio trafigge se stessa. Troppo violento così. Triste, eh? Già, pensa a vedere questo. Questo è il finale forse più drammatico di quello di prima. E non va bene. Facciamolo un altro. Ok, le ho chiesto di creare un finale un pochino più comico e siamo arrivati veramente... oltre. In questo finale di Madama Butterfly, Chocho-san ha trasformato la sua casa in una vivace taverna giapponese, dimostrando di essere una brillante donna d'affari. Quando Pinkerton torna con la sua nuova moglie Kate per scusarsi, trova Chocho-san sorprendentemente felice e indifferente del passato. La situazione si trasforma in una serie di malintesi e gag esilaranti, culminando con Chocho-san che propone a Pinkerton di diventare suo socio negli affari della taverna. Suo socio dopo quello che le ha fatto. Per esempio Goro, il mediatore matrimoniale dell'inizio, ora è il maestro cerimoniere e continua a combinare matrimoni improponibili fra i clienti, provocando una serie di gag comiche. Forse quando gli ho detto comica ha esagerato un pochino. L'opera si chiude con Chocho-san che alza il suo bicchiere, brindando al futuro prospero della sua nuova capacità imprenditoriale, mentre i clienti scoppiano in una risata generale. Ha fatto la rima. Giuro, ultimissima interruzione, ho generato un'immagine che ritraesse
Kate, Pinkerton e Madama Butterfly a brindare nella taverna di Madama Butterfly, che è una cosa completamente assurda da pensare. Eppure l'intelligenza artificiale ha generato questo, un quadretto conviviale di tanta felicità. Ok, direi che per oggi ne abbiamo abbastanza. La sfida che voglio proporvi è proprio quella di sostituirvi all'intelligenza artificiale e provare nei commenti a scrivere dei finali alternativi a questo così tragico e triste della Madama Butterfly. Quindi magari qualcosa di ancora più tragico, qualcosa di comico, qualcosa di violento, insomma divertitevi. Ancora un grandissimo grazie a Lenovo, che con il suo Yoga Pro 9i ha reso possibile tutto questo e soprattutto ha creduto nel progetto di divulgazione, il che è veramente una figata pazzesca. Io mi sono divertito tantissimo, un po' perché adoro raccontarvi le opere teatrali, quindi se questo format vi piace fatemelo sapere con un mi piace, con un commento, e un po' perché questa idea di trovare i finali alternativi alle opere nel 2024 sfruttando tutti gli strumenti che abbiamo lo trovo una figata pazzesca, perché è il connubio tra la storia e l'epoca moderna. Non sempre come connubio funziona, però insomma avete capito il concetto. E quindi niente, grazie per aver seguito il video e noi ci vediamo nella prossima follia.